sala Altigillis. La tragedia che ha colpito l'Emilia e la decisione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di accettare l'invito che le aveva rivolto la Premier Giorgia Meloni nel corso del G7 a Hiroshima aveva fatto saltare l'appuntamento in calendario a Roma per il 25 maggio di presentazione della candidatura ufficiale dell'Italia come sede dell'Einstein Telescope. La Premier aveva promesso che entro 10 giorni sarebbe stato calendarizzato un nuovo vertice per la presentazione ufficiale del sito di Sosenatos, quale sede dell'ambizioso progetto scientifico europeo. La Premier è stata di parola. Oggi è stata presentata la candidatura italiana a questa importante struttura scientifica, alla presenza, oltre che della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Governatore Christian Solinas, del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, delle Ministre dell'Università Anna Maria Bernini e al lavoro Marina Elvira Calderone. Convocherà a Nuoro con procedura d'urgenza la Commissione Sanità del Consiglio regionale che preveda l'audizione dell'assessore della Sanità Carlo Doria sui problemi drammatici del servizio di radioterapia oncologica regionale. A chiederlo al Presidente dell'Assemblea Michele Pais, i consiglieri regionali Daniele Cocco, Vicepresidente della Commissione di Eugenio Lai, Presidente del gruppo Alleanza Rosso-Verde. Il servizio di radioterapia oncologica regionale è al collasso, scrivono Cocco e Lai, col personale ormai stremato per l'eccessivo carico di lavoro. La radioterapia dell'ospedale San Francesco di Nuoro sta chiudendo per mancanza di tecnici. La struttura di radioterapia oncologica dell'ospedale Businco di Cagliari si fermerà per un rinnovo tecnologico fino al prossimo 30 ottobre. Il reparto di Sassari si trova in estrema difficoltà, mentre il Mater Olbia non riesce a garantire il servizio a causa dell'eccessivo carico di pazienti che provengono da tutta la regione, sottolineano Cocco e Lai. Forte intesa tra Regione e Ministero per il sostegno ai progetti e necessità di supportare i comuni nella fase più delicata che è relativa in particolare alla progettazione. Sono queste alcune delle priorità che il Presidente della Regione Christian Solinas ha condiviso con il Ministro per gli Affari Europei e il Sud, le politiche di coesione PNRR Raffaele Fitto, che ha incontrato stamattina nel corso di un incontro istituzionale presso la sede del Ministero. È stata condivisa la necessità di avviare un'azione comune e congiunta per il sostegno ai progetti con l'obiettivo di dare speditezza alle diverse azioni al fine di ridurre il gap infrastrutturale della Sardegna, creando una programmazione unitaria che tenga conto delle diverse fonti di finanziamento e dei diversi soggetti attuatori. È stato inaugurato oggi a Oristano in via Ghilarza il centro intermodale per la cui realizzazione il comune di Oristano ha investito complessivamente 4.075.000 euro. I lavori hanno permesso di realizzare un polo che garantisce l'integrazione tra il trasporto pubblico su treno e quello su autobus. È stata costruita una stazione di scambio e spazio pubblico con un piazzale con le aree d'arrivo e partenza degli autobus urbani ed extraurbani, per i taxi e per i parcheggi dei mezzi privati con una capienza per 55 auto, 8 per taxi, 16 coperti e 7 scoperti per autobus. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri il sindaco Massimiliano Sanna e l'assessore regionale ai trasporti Antonio Moro.
edilizia e mercato del serramento nell'isola, si parla di una cifra di quasi 8 miliardi necessaria per soddisfare la direttiva europea sulle case green. Sono infatti circa 140.000 le abitazioni che attualmente ricadono nella classe energetica più bassa, quindi interessate dalla direttiva europea che è stata ratificata dal Parlamento comunitario all'inizio di maggio, la normativa che mira ad incrementare la frequenza delle ristrutturazioni per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas serra nel settore edilizio, prevede che tutti gli edifici residenziali europei debbano raggiungere la classe energetica denominata E entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033. L'anno appena trascorso ha rappresentato il picco storico per l'attività di riqualificazione, con più di 2 miliardi di euro investiti e oltre 52.000 abitazioni ristrutturate. L'esigenza di un fondo di rotazione per la progettazione degli interventi di difesa costiera e di riqualificazione nasce dal fatto che l'iter progettuale e le relative autorizzazioni necessitano di tempi molto lunghi, sia per l'acquisizione dei dati come quelli meteomarini che per la complessità delle operazioni di valutazione di incidenza ambientale e di compatibilità geologica e idraulica. Ciò finora ha comportato che, dopo la comunicazione di finanziamento di un'opera, le relative autorizzazioni abbiano richiesto tempistiche mediamente di 3-4 anni. Quanto sottolinea l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Marco Porcu nel commentare l'approvazione da parte della Giunta della delibera che per il 2023 ha stanziato 1 milione di euro per la costituzione di un fondo di rotazione a favore degli enti locali per l'affidamento di incarichi professionali in materia. Grazie per averci seguito, arrivederci.